Un'astuzia. Chiacchieravano accanto al fuoco, il vecchio medico e la giovane ammalata. Lei era soltanto indisposta, afflitta come capita spesso alle belle donne, da leggeri disturbi femminili. Un po' di anemia, un po' di spossatezza. La spossatezza che talvolta colpisce gli sposi novelli dopo il primo mese d'unione, quando il loro è un matrimonio d'amore. Era distesa su una sedia a sdraio e diceva: «No, dottore, non capirò mai come una donna possa tradire il marito, ammettendo pure che non lo ami, ma che non tenga in minima considerazione le proprie promesse, i propri giuramenti. Ma come potrà darsi a un altro? Come nasconderà questa cosa agli occhi di tutti? Come potrà amare nella menzogna e nel tradimento?» Il medico sorrideva. «Quanto a questo è facilissimo. Vi assicuro che, quando ci prende la tentazione di peccare, non si bada a queste sottigliezze. Sono anzi certo che una donna non è matura per il vero amore se non dopo essere passata attraverso tutte le promiscuità e tutte le miserie del matrimonio, che, secondo un uomo illustre, è soltanto uno scambio di cattivi umori durante il giorno e di cattivi odori durante la notte. Nulla di più vero. La donna non può amare appassionatamente se non dopo essere stata maritata. Se dovessi paragonarla a una casa, direi che è abitabile soltanto quando un marito ne ha asciugato gli intonaci. Perciò poi, che riguarda la dissimulazione, tutte le donne ne hanno da vendere quando serve. Le più semplici sono meravigliose e se la cavano genialmente anche nelle circostanze più difficili. Ma la giovane donna sembrava incredula. «No, dottore, solo troppo tardi si pensa a quello che si sarebbe dovuto fare in certi frangenti pericolosi. Le donne sono soggette ancor più degli uomini a perdere la testa.» Il medico alzò le braccia. «Solo troppo tardi, avete detto? Noi uomini non troviamo l'ispirazione che è troppo tardi. Ma voi donne, sentite, voglio raccontarvi una storiella capitata a una mia cliente per la quale avrei messo la mano sul fuoco, come si suol dire. Il fatto è avvenuto in una città di provincia. Una sera, mentre dormivo profondamente in quel primo sonno che è così difficile a rompere, mi sembrò in un sogno confuso che le campane della città suonassero a stormo. Mi svegliai di soprassalto. Era il mio campanello, quello sulla strada, che squillava disperatamente. Poiché il mio domestico sembrava non rispondere, tirai a mia volta il cordone appeso in capo al letto e presto sentii uno sbattere di porte e passi frettolosi turbarono il silenzio della casa addormentata. Poi Jean comparve tenendo in mano una lettera che diceva: «La signora Lalièvre prega caldamente il dottor Siméon di passare immediatamente da lei.» Riflettei per un istante. Pensavo: «Crisi di nervi? Emicrania? Sono troppo stanco.» Risposi: «Il dottor Siméon, gravemente indisposto, prega la signora Lelièvre di rivolgersi al suo collega, dottor Bonnet.» Misi il biglietto in una busta e mi riaddormentai. Circa mezz'ora dopo suonò ancora il campanello e Jean venne a dirmi: «C'è giù qualcuno, uomo o donna non saprei, tanto è imbacuccato, che vorrebbe parlare subito col signore. Dice che ne va la vita di due persone.» Mi alzai a sedere. «Fate entrare.» Aspettai, seduto sul letto. Comparve una specie di nero fantasma, il quale, quando Jean si fu ritirato, si scoprì. Era la signora Berthe Lelièvre, una donna giovanissima, maritata da 3 anni con un importante commerciante della città che, dicevano, aveva sposato la donna più bella della provincia. Era paventosamente pallida, col viso contratto di chi è fuori di senno, e le sue mani tremavano. Due volte tentò di parlare senza che una parola potesse uscire dalla sua bocca. Infine balbettò: «Presto, presto, presto, dottore, venite subito, il mio amante è morto nella mia camera.» Si fermò senza fiato, poi riprese: «Mio marito sta per tornare dal circolo.» Saltai dal letto senza nemmeno pensare che ero in camicia e mi vestii in pochi secondi, poi chiesi: «Eravate voi poco fa?» Dritta come una statua, pietrificata dall'angoscia, mormorò: «No, era la mia domestica, sa tutto.» Quindi, dopo una pausa,
Io ero rimasta accanto a lui e una specie di grido carico di atroce dolore uscì dalle sue labbra. Dopo una soffocazione che la fece rantolare, pianse perdutamente con singhiozzi e spasmi per 1 o 2 minuti. Quindi le sue lacrime si arrestarono improvvisamente, si dissecarono come asciugate da un fuoco interiore e, tornata tragicamente calma, disse: «Andiamo, presto!» «Ero pronto», ma esclamai: «Per Diana, non ho avvertito di attaccare la carrozza». Mi rispose: «Non serve, giù, c'è la mia». Si coprì fino agli occhi e ci avviammo. Quando fu al mio fianco nell'oscurità della carrozza, ella mi prese improvvisamente la mano e, stringendola, quasi a spezzarla con le sue dita affusolate, balbettò con una voce che lo strazio del cuore bloccava a intervalli: «Se sapeste, se sapeste come soffro! Lo amavo perdutamente, come una folle, da 6 mesi. Chiesi: «C'è qualcuno ancora in piedi a casa vostra?» «No, nessuno, fuorché Rose, che sa tutto». Ci fermammo davanti al portone. Nella casa, infatti, tutti dormivano. Entrammo senza fare alcun rumore e salimmo in punta di piedi. La domestica stavolta era seduta sul primo gradino della scala, con una candela accanto, non avendo avuto il coraggio di rimanere vicino al morto. Entrai nella camera. Era sottosopra come dopo una lotta. Il letto disfatto, sgualcito, era aperto, sembrava aspettare. Un lenzuolo pendeva fin sopra il tappeto. Alcuni tovaglioli bagnati erano stati applicati come compresse alle tempie del giovanotto. Erano in terra, accanto a una catinella e a un bicchiere. E uno strano odore di aceto mischiato a ondate di acqua di Lubin dava un senso di nausea sin dalla soglia. Rigido, supino, il cadavere era steso in mezzo alla camera. Mi avvicinai, lo esaminai, lo palpai, gli aprii gli occhi, gli toccai le mani. Poi, rivolgendomi alle due donne che battevano i denti come se fossero gelate, dissi: «Aiutatemi a portarlo sul letto». Ve lo posammo pian piano. Allora auscultai il cuore e misi uno specchio davanti alla bocca. Poi mormorai: «È finita, vestiamolo in fretta». Era uno spettacolo spaventoso. Prendevo ad una le membra, quasi fossero quelle di un enorme pupazzo, e cercavo di introdurle negli indumenti che le donne mi porgevano mano a mano. Infilammo le calze, le mutande, i pantaloni, il panciotto, poi la marsina, dove stentammo non poco a far entrare le braccia. Quando si trattò di abbottonare gli stivaletti, le due donne si inginocchiarono mentre io tenevo la lampada, ma poiché i piedi si erano gonfiati, fu cosa spaventosamente difficile. E in mancanza di un abbottonascarpe, esse si servirono delle forcine da capelli. Non appena l'orribile vestizione fu terminata, riflettei brevemente sulla nostra opera e dissi: «Bisognerebbe pettinarlo un poco». La domestica andò a prendere il pettine e la spazzola della padrona, ma poiché tremava e coi suoi incerti movimenti strappava i capelli lunghi e arruffati, la signora Lelièvre le tolse con violenza il pettine e ravviò delicatamente la chioma come accarezzandola. Rifece la scriminatura, spazzolò la barba, poi arricciò lentamente i baffi intorno alle dita, come aveva senza dubbio l'abitudine di fare nell'intimità del loro amore. E a un tratto, lasciando gli oggetti che teneva in mano, prese la testa inerte del suo amante e guardò a lungo, disperatamente, quel viso morto che non le sorrideva più. Poi, abbattendosi su quel corpo, lo strinse tra le braccia, baciandolo con furore. I suoi baci cadevano come percosse sulle tempie, sulla bocca chiusa, sugli occhi spenti, sulla fronte. Poi, chinandosi al suo orecchio come se egli avesse potuto udirla ancora, come per balbettare la parola che rende più ardenti gli amplessi, ripeté 10 volte di seguito con voce straziante: «Amore, amore, addio». Ma la pendola suonò mezzanotte. Ebbe un sussulto. «Caspita, mezzanotte! A quest'ora si chiude il circolo! Su via, signora, svelta!» E la si alzò. Ordinai: «Portiamolo in salotto». Lo sollevammo tutti e 3 insieme e lo mettemmo a sedere su un divano. Poi io accesi i candelabri. La porta sulla strada si aprì e si rinchiuse pesantemente. Era lui, di già. Gridai: «Rose, presto, via le salviette, la catinella, e rifatte il letto. Sbrigatevi, per Bacco. È già qui il signor Lelièvre».
udivo il passo salire la scala, avvicinarsi. Due mani nell'ombra palparono il muro. Allora chiamai: «Presto, amico mio, è avvenuta una disgrazia!» E il marito, stupefatto, comparve sulla soglia col sigaro in bocca. Domandò: «Che c'è? Che volete dire?» Feci due passi verso di lui. «Mio caro, si trovate in un bel impiccio. Ero rimasto qui a chiacchierare con vostra moglie e con l'amico che mi aveva accompagnato nella sua carrozza. Questo a un tratto si è accasciato ed è privo di sensi da due ore malgrado le nostre cure. Non ho voluto chiamare estranei. Aiutatemi a portarlo giù. Potrò curarlo meglio a casa sua». Sorpreso ma senza diffidare, il marito si tolse il cappello, prese sotto le ascelle il rivale ormai inoffensivo. Io mi misi tra le sue gambe come un cavallo tra le stanghe ed eccoci giù per le scale, mentre la moglie ci faceva luce. Quando fummo davanti alla porta, raddrizzai il cadavere e gli parlai, incoraggiandolo per ingannare il cocchiere. «Su, amico, non è nulla. Vi sentite già meglio, vero? Su, coraggio, coraggio, fate uno sforzo, che ci siamo!» Sentendo che la salma stava per crollare, che mi sfuggiva dalle mani, le diedi uno spintone che la gettò avanti e la scaraventò nella vettura. Poi salì a mia volta. Il marito, inquieto, mi chiedeva: «Credete che sia grave?» Risposi: «No», sorridendo, e diedi un'occhiata alla moglie. Questa aveva preso il braccio dello sposo legittimo e frugava con lo sguardo fisso l'interno buio della carrozza. Strinsi le loro mani e ordinai al cocchiere di partire. Durante tutto il percorso, il morto mi cadde sull'orecchio destro. Giunti a casa sua, annunciai che aveva perduto conoscenza lungo la strada. Aiutai a portarlo nella sua camera, poi constatai il decesso. Rifeci tutta la commedia dinanzi alla sua famiglia desolata. Poi me ne tornai a letto, non senza bestemmiare, contro gli innamorati. Il dottore tacque, sempre sorridendo. La giovane donna, esterrefatta, chiese: «Perché mai avete raccontato questa storia spaventosa?» Il dottore si inchinò galantemente: «Per offrirvi i miei servigi, se ne aveste bisogno».